Più calda è la forgia, migliore è la lama. O almeno così dico. Il crogiolo della guerra, nel quale ci troviamo, brucia più di qualsiasi cosa l'Imperium abbia mai visto in 10 millenni. Noi, Adeptus Custodes, siamo stati creati per sopravvivere a queste fiamme. Non ci sconfiggeranno. Invece, otterremo un filo tagliente, che sarà il flagello persino degli eretici più empi. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Parliamo Nerd, nella fattispecie nel tavolo del ninja. E quest'oggi abbiamo delle novità e sono gli Alarus Custodians. E ovviamente un ringraziamento speciale va proprio a lui, Opti Ryan, Antonio Garifano, che ci ha commissionato queste splendide miniature. In questo mio episodio ripercorrerò, diciamo, tutte le fasi in maniera molto svelta che poi ci hanno riportato alla chiusura definitiva di questo mini lotto. Sono loro di Alarus. Iniziamo a parlare dell'armatura, come l'ho realizzata. Ho sempre utilizzato la tecnica del pennello asciutto, ragazzi. Ho dato dapprima un fondo nero, sempre con la bomboletta, sempre alla solita distanza, 20-30 cm al massimo. Quindi miniatura nera. Dopodiché sono andato a saturare per bene con la tecnica del pennello asciutto con Rhino Oxide, un colore della Citadel. Allora, breve stacchetto. Alcuni di voi mi hanno chiesto perché preferisco i colori dell'Army Painter rispetto ai colori della Citadel. Allora, io gli Army Painter, diciamo che li preferisco perché, per quanto riguarda gli shade, lasciano pochi aloni, anche se ne metti in abbondanza, sono degli shade molto, cioè danno il senso della profondità, però sono allo stesso tempo leggeri e non lasciano le macchie, mentre quelli della Citadel no, vanno stesi, insomma c'è sta un po' più di lavoro da fare. Per quanto riguarda invece i layers, è vero che sono meno incisivi, nel senso che coprono meno, sono meno coprenti, però non ti lasciano lo smarmellamento sopra, quindi non hai lo strato laccato che ti può lasciare un colore della Citadel. Anche i colori della Citadel vanno benissimo, tanto è vero che comunque li uso, mi sto comprando un maxi lot per i due colori, però gli Army Painter sono migliori per questo motivo. Anche se i layers sono meno coprenti, basta dargli più volte e si risolve la faccenda. Ritornando alle armature, allora Rhino Oxide saturato per bene, in questo caso su tutto quanto il modello, quindi armatura, mantello, armi, a parte lui che ha l'arma celestina, dopo lo vedrete inquadrato, però per quanto riguarda gli altri due, quindi il vessillario e il tipo con l'ascia potenziata, ho passato tutto quanto Rhino Oxide saturato per bene e pennello asciutto. Dopodiché passato proprio lui, Grady Gold, sempre lui, Grady Gold, pennello asciutto saturato per bene sulle parti dell'armatura. Poi farò un mischio di 1 a 1 Grady Gold e Stormhost Silver. Quello andrà sempre a coprire le parti più in highlight, quindi le zone un po' più di rilievo. Finita questa procedura, vado a passare solo in highlight lo Stormhost, praticamente prendi soltanto i bordi, diciamo. Poi dopo vi farò vedere anche i pennelli, o comunque li spiegherò in dettaglio. Io in questo caso l'ho catturati tutti con pennello quadro, punta quadro. Al termine di queste, diciamo, di queste fasi, scusate il video, il video è un po' confusionario, mi faccio prendere la mano, ho passato lo Strong Tone, che è uno shade dell'Army Painter. L'ho passato sulla miniatura, su tutte le zone dell'armatura, e quindi andrà a formare delle ombre. Una volta asciutto ripasserò nuovamente il Grady Gold, sempre pennello asciutto, saturando un po' meno. A finire questo passaggio passerò il Old Gold, è un colore, questo è della Vallejo, va benissimo ragazzi, dà proprio l'effetto quello dorato veritiero, no? Quello laccato, ok? E alla fine
passerò di nuovo lo Storm Most. Questo per quanto riguarda l'armatura. Lo Storm Most ovviamente, ragazzi, è argento, quindi va passato solamente nei punti luce, quelli estremi. Non va saturato, niente. Pennello alla mano, non pennello asciutto se potete. Passate solo sui bordi e date punti luce fantastici. Per quanto riguarda invece il mantello, siamo rimasti che era tinto di Rhino Oxide. Al Rhino Oxide vado a passare i rossi dell'Army Painter, Dragon Red puro insieme a Rhino Oxide. Miscuglio uno a uno, sempre pennello asciutto. Questa volta vado a saturare per bene tutte le parti. L'aspetto deve essere uniforme, perché questo poi è la base che vi dà le ombre. Dopo questo passaggio passeremo sempre lui, Dragon Red, però in maniera pura, solo lui, sempre pennello asciutto, sempre saturato per bene, però questa volta ci andiamo a spostare un po' più verso i bordi per dare quello specchio di luce che serve a noi. Lo mischiamo nel passaggio successivo con più red, l'ho preso, più red, sempre miscuglio uno a uno, sempre avvicinandoci in maniera più prossimale ai bordi, diciamo, dei vari mantelli, vari spigoli del taglio del mantello. Dopo questo passaggio passeremo un miscuglio uno a uno di lava orange, sempre Army Painter, e più red, colore prima, sempre Army Painter. Una volta asciutto andremo a passare un colore che è uno shade, che non mi ricordo se qua l'ho messo, non ce l'ho fatta mai. Sì, invece sì, aspetta, Carubong Crimson, è proprio lui, è uno shade rosso, quello va passato abbondante. Non lasciate ovviamente gli aroni di pezza, le shade, perché non va bene, dopo dovrete lavorare parecchio di più per riportare le cose a paro. Quindi shade di rosso, una volta asciutto rivado soltanto a mettere un po' di Dragon Red, sempre pennello asciutto, sempre verso l'estremità, più red seguito da un più red seguito da uno a uno e seguito da lava orange. E per mantello e per, diciamo, i pennacchi è fatto. Poi ovviamente queste tre miniature sono differenti fra di loro. Quella centrale ho voluto dare un effetto fuoco sia sui pennacchi, diciamo sulla criniera dell'elmo, dell'armatura, che sul retro, dopo la vedrete quadrata. E mentre quelle altre due hanno un colore un po' più piatto, ho fatto un più largo uso del più red. Allora passiamo, e lo stesso dicasi per le armi potenziate ovviamente. Allora passiamo alle gemme. Le gemme le ho fatte di diversi colori, per queste due le ho fatte celesti, ho utilizzato Macrage blu di base. Allora, per fare le gemme vi dovrete spostare lungo i bordi, quindi andrete a pitturare le estremità un po' più spesse, quindi dall'estremo verso l'interno, con un movimento che prende un tre quarti della gemma, e poi gli highlight con gli altri tipi di colore vanno sempre verso l'alto, ok? Però il primo passo è col Macrage blu, per quanto riguarda la gemma blu, seguito da un Crystal blu dell'Army Painter, seguita da un, questo non lo so pronunciare, ma è sempre blu, poi tanto sarà inquadrato. Dopodiché verrà applicato uno shade, che in questo caso è della Cittadella, un Gulliman blu. Una volta asciutto andrete a passare solamente il bianco puro nelle zone, diciamo, sui bordi, quindi l'estremità della parte che avete pitturato di scuro, e una punta per fare il tondino per quanto riguarda la luce, perché ovviamente se voi spostate su una gemma la luce, i punti di luce cambiano, vi organizzate voi come volete farli, e questo è quanto. Per quanto riguarda invece l'arma pitturata di blu, i colori che ho usato sono gli stessi delle gemme, è stato fatto in maniera diversa, ho passato piallato praticamente, saturato per bene, sempre con Macrage blu, non c'è modo, vado sempre a rileggere. Poi ho passato sui bordi gli highlight di questi altri due colori, che sono, vabbè, tanto dopo che andiamo a vedere. Dopodiché ho passato lo shade di Gulliman blu. Una volta asciutto
per dare le venature sono passato direttamente a questo impronunciabile, che è un blu chiaro, e seguito da una mescolanza 1-1 all'interno delle zone che avevo già, dove già avevo creato delle venature per dare dei punti di luce, seguite da un bianco puro che dà il punto di luce estremo. Questo per quanto riguarda l'arma celeste. Per quanto riguarda l'arma rossa, i colori sono sempre, la metodologia usata è sempre questa qua del blu, però con i colori che ho usato per il mantello e per il crine. Per quanto riguarda invece le corde, queste non so come si chiamano, sono delle stringhe di cuoio attaccate sulle armature, ho usato tre colori e basta. Base nera, vado a mischiare un nero con un desert yellow, mescolanza 1-1, giusto per staccarci un pochettino al nero e per vedere bene la zona. Dopodiché a quella mescolanza riaggiungo il desert e mi vado a spostare sempre sui bordi. A questa mescolanza aggiungo uno skeleton bone. Questi colori sono tutti dell'Army Venter, vi ringrazio, Army Venter, si è spaccato una cifra. Ah, una chicchetta mi sono scordato, per le gemme ragazzi, se avete una ragazza, smalto da unghie, lucido, va passato alla fine, dopo il purity, perché alla fine ovviamente darete un fissativo, perché no, arrivederci, grazie. Smalto, trasparente, se c'è da ragazza andare al cinese e voi comprate. E per quanto riguarda invece le gemme viola, stessa metodologia delle gemme precedenti, cambiano i colori. Ho usato tutti i colori della Citadel e per le zone più scure ho usato lo Xereus Purple, per poi avvicinarmi alle zone di contrasto con la luce con un Genostile Purple, mischiandolo poi con il bianco 1-1 sempre nelle zone di luce. Passiamo, una volta asciutto, lo shade della Citadel Druci Violet. Dopodiché un'altra volta bianco che dà bordo, punto di luce, gemme portate a casa. Arrivederci e grazie ragazzi, la prossima volta gli Adeptus Custodians mi hanno conquistato, ci sarà un unboxing di tutto il mio completo esercito. Prima di chiudere, scusate ragazzi, mi hanno fatto notare che non ho spiegato le basette, come d'altronde nel video precedente. Allora, le basette sono state realizzate con corteccia di pino marittimo appoggiate lì col Vinavil. Io vi consiglio anche di aggiungerci un goccio di superattack, perché la Vinavil ci mette un po' di più e comunque andrà diluita, perché messa pura, siccome queste basette sono state fatte con corteccia e sabbia di lago sostanzialmente, se data pura e non stesa con il pennello e un goccio di acqua, vi andrà praticamente a coprire tutti i dettagli. I sassetti verranno spappolati via dalla colla e non vedrete niente, cioè vedete soltanto una massa informe di Vinavil. Quindi, poca Vinavil, goccio di acqua, andate a stendere, mettete la corteccia di sughero con un goccio di attack, fissate dentro la sabbietta, primerate una volta asciutte, dopodiché scotch brown su tutto quanto, saturate per bene, scotch brown con skeleton bone della... comunque non è scotch brown, si chiama Rhino Oxide adesso, vabbè, da Citadel. E l'andate a mischiare sempre di più con lo skeleton direttamente, quindi 1-1 a quella mescolanza. Aggiungete un altro po' di skeleton fino a che non è chiaro, dopodiché facciamo uno strong tone della sempre Army Painter, che darà, aggiungerà texture alla nostra basetta, quindi sembrerà più veritiero. Alla fine di tutto, una volta colore asciutto, passate direttamente lo skeleton bone. Comunque, una volta asciugato, skeleton bone, solamente il pennello asciutto, senza saturare, sui bordi. Comunque mi sono scordato pure i volti, perché ce ne sta uno. Il volto ho usato solamente colori dell'Army Painter. Ho usato un Tannet Flash per avere una base, ok? Dal nero, pennello asciutto, perché se lo lacchiamo così è laccato, si può fare.
Quindi nell'asciutto diamo vari strati. Dopodiché lo andiamo a ridare, è sempre pennello asciutto, Thunder Flash e Barbarian Flash. Dopo solo Barbarian Flash. Dopodiché, una volta asciutto, Flash Wash, che è uno shade sempre dell'Army Painter, Flash Wash andrà a creare delle zone di ombra. Una volta asciutto questo colore, andremo a ridare, però questa volta non a pennello asciutto, ma pennello a distendere, Thunder Flash, nelle zone un po' più in rilievo, e andiamo a creare nuovamente highlight con una mescolanza sempre su quelle zone, sempre in punti più estremi, di Thunder Flash, Barbarian Flash, per poi passare direttamente a Barbarian Flash da solo e dare l'ultimo highlight con Barbarian Flash più Skeleton Bone. E come al solito, ragazzi, tendo a precisare che i miei video non sono un tutorial, sono una semplice guida passo passo e che sono indirizzati soprattutto ad un pubblico che comunque già ha un po' di dimestichezza con i pennelli, perché in linea definitiva fare un video tutorial ci impiegherei parecchio tempo, in questo momento non lo possiamo fare. Ringrazio tutti voi, insomma, se avete, fatemi sapere cosa ne pensate delle nuove miniature. Il prossimo video vi porto le miniature degli Alladus, non vedo l'ora, no? Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Parliamo Nerd sul tavolo del ninja. Buona vita a tutti.